parte il corteo di domani, niente manifestazioni del coordinamento 15 ottobre fino a sabato. Intanto 500 uomini delle forze dell'ordine a Trieste composti di blocco anti-black bloc. Pronti ad azioni legali in tutte le sedi opportune per tutelare l'immagine di Trieste, così il sindaco Roberto Di Piazza sui disordini provocati dai manifestanti. Sì alle proteste contro il Green Pass, no alle violenze come accaduto in Campi Elisi lunedì, parla un manipolo di lavoratori portuali alla vigilia del corteo. I presidenti della Repubblica d'Italia e Slovenia, Mattarella e Paco, a Gorizia e Nova Gorizia, in vista dell'alleanza per la capitale della cultura, la stretta di mano simbolo in piazza Transalpina. Sbagliato accusarci, così presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste, 40 sull'aumento dei certificati medici dopo l'introduzione del Green Pass obbligatorio al lavoro. Di Piazza è stato eletto da una minoranza, deve rendersene conto e dialogare con tutte le forze politiche, così la terza, che con tre consiglieri rappresenta il terzo polo del parlamentino. Successo bis per la Triestina contro il Mantova, 2-1, il risultato decisivo per la squadra di Bucchi, le reti di Gomez e di Galazzi. Buonasera, bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Il coordinamento 15 ottobre ha annullato il corteo di cui aveva ieri chiesto l'autorizzazione. La comunicazione arriva dalla questura che invece aveva autorizzato la manifestazione. Il coordinamento 15 ottobre ha revocato il preavviso depositato proprio in questura. Sentiamo i dettagli. Il corteo No Green Pass, che doveva portare 20.000 persone sulle strade di Trieste domani pomeriggio, venerdì 22 ottobre, è stato annullato. È stato il coordinamento 15 ottobre a inviare alla questura di Trieste una comunicazione molto chiara: sospeso il corteo e ogni forma di manifestazione fino a sabato. Sabato, infatti, nel pomeriggio arriverà il ministro alle politiche agricole, il triestino Stefano Patuanelli, per incontrare una delegazione dei manifestanti, tra cui il portuale Stefano Puzzer. Il serpentone, che doveva radunarsi alle 14.30 in Largo Riborgo, non ci sarà. Resta invece l'incognita sul corteo non autorizzato di cui si è avuto notizia in rete, previsto per domani mattina in piazza Goldoni, con percorso che dovrebbe attraversare il centro per poi far ritorno nella medesima piazza. La questura non ha ricevuto alcuna richiesta. Le forze dell'ordine presidieranno comunque la piazza sin dalle prime ore del mattino. Anche Tele4 sarà in collegamento in diretta nel corso di Sveglia Trieste per capire cosa succederà. Intanto sono 500 gli agenti delle forze dell'ordine che stanno controllando l'area della città, del Carso e delle periferie, con appositi controlli e blocchi stradali per monitorare il possibile arrivo in città di gruppi definiti a rischio, i cosiddetti black bloc, già visti in azione nella giornata dello sgombero del varco d'accesso al porto nella zona di Campi Elisi. Il dispositivo di sicurezza rimarrà operativo a Trieste sinché l'intera vicenda non si esaurirà. E sentiamo adesso le motivazioni che sono state espresse in un audio da Stefano Puzzer. Allora, a causa di notizie certe su infiltrazioni esterne che verranno a Trieste solo a far danni e una sorta di guerra contro la città, i triestini, e sicuramente non saranno persone che verranno qui pacificamente e per l'obiettivo comune del no Green Pass e di annullare la vaccinazione obbligatoria, e noi del coordinamento 15 ottobre abbiamo deciso di annullare tutte e due le manifestazioni, sia quella di domani che quella di sabato. Comunque sarà reso l'esito dell'incontro di sabato 23 con un comunicato stampa. Quindi rimanete tutti a casa. Grazie. Siamo un po' in allarme, a dire il vero. Io ho chiesto al prefetto, al sindaco e alla questura che diano indicazioni se stare aperti o stare chiusi. Non ho avuto risposte, per cui ci stiamo organizzando da soli. Stiamo dicendo ai nostri soci di tirare via i tavolini e le sedie dalla strada, oggetti che possono essere usati contro persone o cose. Lo fa sapere all'agenzia DIRE il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia e di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti, alla vigilia delle manifestazioni contro il Green Pass domani e sabato nel capoluogo giuliano. Anche se il comune ha fissato un percorso per il corteo di venerdì, poi annullato, Paoletti teme che siano due, uno ufficiale e l'altro sembra che non si sappia dove vada a finire, e aggiunge: abbiamo fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine, ma siamo molto preoccupati.
Andiamo invece adesso alle parole del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che annuncia azioni verso i responsabili dei disordini di questi giorni in città per il danno d'immagine arrecato a Trieste. Di Piazza si è affidato a un post su Facebook. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sentite le autorità competenti, ha annunciato che nei confronti dei responsabili dei disordini in città di questi giorni procederà con ogni possibile azione a tutela dell'immagine della città di Trieste. Questo è il messaggio stringato ma chiaro del primo cittadino, postato anche sul suo profilo Facebook in merito alle manifestazioni in corso. Il danno d'immagine è legato strettamente a quello economico e ciò che preoccupa maggiormente Di Piazza, da qualche giorno rieletto sindaco per la quarta volta. Il suo intervento arriva nel quarto giorno di manifestazioni anti-Green Pass in Piazza Unità con bivacchi e comizi continui e soprattutto dopo gli scontri di lunedì seguiti allo sblocco del varco 4 del porto da parte delle forze di polizia. Scontri e violenze che si teme possano aver luogo anche al corteo di domani pomeriggio per il possibile arrivo da fuori città di frange estremiste che potrebbero infiltrarsi tra i manifestanti. Attenzione massima anche sull'evento previsto sabato in occasione dell'incontro tra il ministro Patuanelli e il comitato 15 ottobre. In una nota giunta in mattinata nelle redazioni, Ugo Rossi, leader del Movimento 3V, candidato sindaco e consigliere comunale a Trieste, precisa di aver preso parte ieri alla trasmissione Non è l'Arena di La 7, a puro titolo di rappresentante politico del Movimento 3V. Nel comunicato Rossi rimarca una volta di più la distanza con Stefano Putzer. Si sono ottenuti grandi risultati perché tutto era andato oltre la politica, il sindacato e le varie appartenenze. Negli ultimi giorni, chiosa Rossi, Putzer ha voluto sedare la protesta più o meno consapevolmente, manovrato all'esterno. In tal senso va letto il coinvolgimento del ministro Patuanelli che, afferma Rossi, non ha alcun titolo per discutere di Green Pass. Rossi si attende le scuse del CLPT nei suoi confronti dopo un comunicato che egli stesso definisce infamante, altrimenti ha annunciato ricorrerà alle vie legali. Proseguono a protestare contro il Green Pass per lavorare, battaglia nella quale continuano a credere, ma si dissociano nettamente dalle violenze e dai disordini. I lavoratori portuali hanno chiarito la propria posizione sulle manifestazioni in questi giorni. Beh, innanzitutto noi continueremo nella nostra protesta perché siamo convinti contro il Green Pass e contro gli obblighi vaccinali per chi ha questo obbligo. Proseguono la loro protesta contro il Green Pass per lavorare, battaglia nella quale continuano a credere, ma si dissociano nettamente dalle violenze e dai disordini. I lavoratori portuali hanno chiarito la loro posizione sulle manifestazioni di questi giorni, spiegando di non aderire ad alcun coordinamento di quelli che si stanno creando. Lo ha fatto una delegazione degli operatori dello scalo in una conferenza stampa a cui era presente il dimissionario portavoce del CLPT, Stefano Putzer, che è rimasto tra il pubblico senza intervenire. Il CLPT non rappresenta tutti i lavoratori portuali, era l'unica, diciamo, sigla sindacale indipendente che più o meno era stata accettata dai nuovi Pass, per cui diciamo, portavano gli oro avanti ma non rappresenta tutti i lavoratori portuali, per cui quando si dice che i portuali si defiliano non è vero, cioè, siamo ancora qua, continueremo. Non erano portuali quelli che hanno fatto le manifestazioni a Campilisi, hanno detto poi siamo pacifici. I lavoratori hanno quindi precisato che durante la protesta l'accesso al porto è sempre stato libero. Soprattutto noi vogliamo dissociarci comunque da gruppi che si stanno creando ultimamente, soprattutto quelli violenti, perché noi, come abbiamo ribadito tantissime volte fin dall'inizio, Non facciamo parte di quelle fazioni, non vogliamo violenza. No, ma noi siamo qui come lavoratori portuali, noi non appoggiamo Puzza perché è nostro fratello, ma non ci associamo a nessun coordinamento. Tutta questa protesta è nata spontanea, noi non abbiamo mai organizzato niente, noi abbiamo fatto uno sciopero di portuali di Trieste, poi tutta Italia spontaneamente si è aggregata a noi per avere il risultato, noi non abbiamo mai chiamato nessuno.
Leggiamo adesso un lancio ANSA, è stata un flop la protesta organizzata oggi alle 13 dal coordinamento No Green Pass di Trieste nell'area del Varco 1 del porto di Trieste, l'altro ingresso dello scalo che nei giorni scorsi non era stato coinvolto nella protesta. Qui i manifestanti si sono dati appuntamento per attraversare continuamente la strada sulle strisce pedonali con l'intento di ostacolare il traffico di tir diretti verso lo scalo. L'appuntamento però si sono presentate appena una ventina di persone che non hanno ancora cominciato la contestazione e non è chiaro se poi lo abbiano fatto o meno. Un'analoga iniziativa era stata presa nei giorni scorsi dai No Green Pass di Ancona, a cui però avevano partecipato diverse persone. Sul posto ci sono stati almeno 15 mezzi delle forze dell'ordine. Questa sera invece alle 21 torna Ring, appuntamento di Tele4 sull'approfondimento politico e di attualità. Prima Trieste, il titolo della puntata. In studio con Marco Stabile ci saranno Laura Famolari del Partito Democratico, Michele Babuder di Forza Italia, Paolo Altin della lista Russo.Franco, Riccardo Laterza di Adesso Trieste e Caterina De Gavardo di Fratelli d'Italia. L'appuntamento, come detto, alle 21 questa sera. Questo confine torna a essere un momento di scelta e di unione, un confine che si trasforma in elemento di raccordo e collaborazione capace di far crescere insieme. Nel percorso che condurrà Gorizia e Nova Gorizia al 2025 saranno la vetrina dell'autentico spirito europeo. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Gorizia oggi nell'incontro con il presidente sloveno Borut Pahor. Senza voler costringere il dibattito, soprattutto quello autenticamente di livello storico, entro lo spazio sottile di letture di parte, sfuggendo contemporaneamente alla tentazione di accantonare le pagine più aspre e scomode. Costruire una memoria condivisa vuol dire accettare le responsabilità, ripercorrere la storia, affrontando con rispetto, con approccio rigoroso e scientifico, le vicende dolorose patite dalle popolazioni di questa terra. Sono certo che molti, moltissimi, saranno i visitatori che, attirati da questi elementi, si accosteranno a questi luoghi. Caro Presidente Pahor, l'esperienza di cui nel 2025 Slovenia e Italia saranno congiuntamente protagoniste contribuirà senz'altro all'ulteriore consolidamento dei già strettissimi legami che ci uniscono. Grazie anche al prezioso concorso delle rispettive comunità, di cittadini sloveni di lingua italiana, di cittadini italiani di lingua slovena. Non coglieremo però appieno tutte le opportunità che questa occasione dischiude se limitassimo lo sguardo ai nostri paesi e agli altri che già hanno raggiunto il medesimo traguardo e fanno parte dell'Unione. Il processo di integrazione continentale non sarà infatti completo fino a quando i paesi dei Balcani occidentali non potranno condividere tutti la nostra stessa prospettiva. Nuova Gorizia e Gorizia, che con tanto calore ci accolgono, hanno dato vita a un'iniziativa di alto profilo sociale, culturale e politico. Un'iniziativa destinata a irrobustire ulteriormente quel sentimento di cittadinanza europea così importante per il futuro dei nostri popoli, dei nostri giovani e dell'intera Europa. Presidente, una grandissima emozione oggi. Una grandissima emozione, una bellissima occasione di fratellanza, sono senza la parola. Una giornata veramente storica per tutto il territorio. Sì, era anche un addio a presidente, un amico, ha fatto tantissime cose per tutti e due paesi e... Sono molto emozionato adesso. Andiamo adesso a leggere i numeri relativi al contagio da coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Sono su 25.785 test complessivi, ovvero 20.719 test rapidi, 5.066 tamponi molecolari, sono 149 i nuovi casi positivi, 132 da test molecolare, 17 da quelli rapidi. Due i decessi nelle ultime 24 ore, 6 persone ricoverate in terapia intensiva, 54 invece i ricoveri negli altri reparti, 75 i nuovi guariti nelle ultime 24 ore. A stretto giro di posta la risposta dell'Ordine dei Medici sull'incremento del numero di certificati medici emesso negli ultimi giorni. Non possiamo essere accusati di connivenza. Vediamo.
Perché devo dar per acquisito che in un sistema che è la certificazione di malattia, che risponde a precise caratteristiche di tipo deontologico, di tipo giuridico e che prevede delle sanzioni pesanti, perché di fronte a una certificazione infedele si parla di falso in atto pubblico, perché bisogna dar per scontato che l'anello non debole ma colpevole della catena certificativa deve essere di necessità un medico. Il presidente provinciale dell'Ordine dei Medici non ha certo digerito bene il richiamo indiretto da parte del direttore generale di Confartigianato Enrico Eva. In seguito all'incremento dei certificati medici registrato in questi giorni, i primi dall'introduzione del Green Pass per accedere al posto di lavoro. Il dottor Cosimo 40, fra l'altro, non si ferma qui. E a fronte di un dato numerico espresso in termini di numeri assoluti, mi viene in mente un 50 segnalato qua a Trieste da un'azienda, oppure una percentuale, mi viene in mente un 23% di incremento delle certificazioni, immediatamente si crede di aver capito tutto. Secondo 40, i dati dovrebbero essere analizzati caso per caso prima di attribuire responsabilità e chiamare metaforicamente a correo una categoria che negli ultimi mesi è stata costretta ad affrontare una sfida impegnativa, andata ad aggiungersi ad una situazione da anni piuttosto complessa. Credo che i medici di famiglia fino adesso abbiano svolto il loro lavoro in maniera più che adeguata. Allora è chiaro che questo diventa per loro un qualcosa che non meritano. Io non ho motivo di pensare che la loro condotta non sia improntata a quella famosa scienza e coscienza che deve guidare tutto il fare medico. In ultima analisi, 40 crede poco anche all'ipotesi che si intensifichino le visite fiscali, che a suo dire poco servirebbero a capire perché si sia arrivati agli incrementi dei certificati medici. Non è più compito della medicina fiscale, perché la medicina fiscale non valuta i certificati, valuta l'idoneità al lavoro, che sono due cose diverse. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco con altri servizi. Ben ritrovati con il nostro telegiornale, adesso Trieste e Lista Russo Punto Franco, due liste che saranno all'opposizione in Consiglio Comunale. Quale impronta vorranno dare alla loro attività proprio in Consiglio? Ce lo hanno raccontato questa mattina. Il fronte dell'opposizione in Consiglio Comunale sarà animato da diversi gruppi, più o meno numerosi. Fra questi, i tre consiglieri di Adesso Trieste e altrettanti della Lista Russo Punto Franco. Gli approcci degli schieramenti punteranno in linea di principio a quelli che sono stati i punti del programma elettorale. Ecco perché, per esempio, i consiglieri di Adesso Trieste sui temi del caro utenze e le comunità energetiche, oltre a un diverso approccio sulle modalità di dialogo e di decisione da affrontare in Consiglio, non intendono fare passi indietro. Pensiamo per esempio all'aumento del 40% del costo dell'energia elettrica. Per noi è un tema di fronte al quale il Comune non può dire non è di mia competenza, vanno agevolate le costruzioni di comunità energetiche, cioè permettere alle persone di produrre in maniera economica e pulita l'energia di cui hanno bisogno, e questo per noi per esempio passa anche per una reinternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica. Il secondo aspetto riguarda invece come vengono prese le decisioni. Non pensiamo che sia possibile continuare a gestire il Consiglio Comunale come una sorta di aula nella quale far passare le carte già decise dalla Giunta, tanto più appunto che il sindaco di piazza è stato rieletto con solo un quinto dei voti degli aventi diritto al voto. Concentrata ma non esclusiva sul Porto Vecchio è l'attenzione della Lista Russo Punto Franco, che si augura, per voce del consigliere Pasino, ci potrà essere una veduta d'insieme rispetto allo sviluppo dell'area sdemanializzata. Un metodo basato su una programmazione per quanto riguarda il Porto Vecchio e per altro verso l'attenzione alle periferie. Sull'attenzione alle periferie evidentemente gli elettori hanno dato un giudizio molto chiaro. Credo che il tema fondamentale sia una collaborazione leale con la Giunta di Piazza, allo scopo di arricchire quello che la Giunta di Piazza può fare nel dare al Porto Vecchio quelle opportunità che poi si trasformino per la città in un cuore economico, sociale e culturale che allo Stato ancora non è. Annata record per aumento di dipendenti nel gruppo Despar in Friuli Venezia Giulia, 126 in più nei primi 8 mesi dell'anno. In
bocca al lupo a tutti, grazie. In Friuli Venezia Giulia, nei primi 8 mesi dell'anno, i dipendenti de SPAR sono cresciuti di 126 unità rispetto alla fine del 2020, raggiungendo un totale di 2.093 persone impiegate negli 80 punti vendita diretti a insegna de SPAR, Eurospar e Interspar, presenti in regione e nel centro di distribuzione di Udine. Lo rende noto Aspiag Service, concessionaria del marchio per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia. Oggi Aspiag Service conta, come riporta una nota, oltre 8.680 dipendenti. Ai 2.093 del Friuli Venezia Giulia si aggiungono 1.041 in Emilia Romagna, 1.727 in Trentino Alto Adige e 3.819 in Veneto. Il 65% è donna, il 91% dei contratti è a tempo indeterminato e il livello di turnover in uscita è sotto il 3%. La grande famiglia De Spar continua a crescere in Friuli Venezia Giulia e in tutte le regioni in cui siamo presenti. Per questo deve diventare ancora più forte l'attenzione alle persone e al loro benessere, ha affermato Fabrizio Cicero Sant'Elena, direttore regionale De Spar per il Friuli Venezia Giulia. Aspiag Service ha inoltre premiato 386 dipendenti della regione, celebrando i giubilei, eventi aziendali organizzati per omaggiare chi ha raggiunto i 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anni di anzianità di servizio o è andato in pensione. Dei 386, 159 sono stati premiati per i traguardi di anzianità raggiunti nel 2019 e 227 per quelli raggiunti nel 2020. Presentata oggi l'edizione numero 21 del Science Plus Fiction Festival, inaugurazione mercoledì prossimo al Rossetti con un film interpretato da Jean Reno, 40 anteprime cinematografiche in programma. Ci sarà anche Sabina Guzzanti alla 21esima edizione del Trieste Science Plus Fiction Festival, presentata stamani e in programma da mercoledì 27 ottobre a mercoledì 3 novembre fra il Politeama Rossetti, il Cinema Ariston e la piattaforma che la stessa manifestazione cura permanentemente su My Movies. La piattaforma My Movies ospiterà anche quest'anno un'ampia selezione di film del festival per tutti gli spettatori che vorranno continuare a seguirci da lontano. Durante la serata inaugurale verrà proiettato il film The Last Journey di Romain Quirot con Jean Reno, quindi sarà la volta di Night Riders di Denis Goulet con Amanda Plummer. Organizzato dalla Cappella Underground, il Trieste Science Plus Fiction porta a Trieste, per il secondo anno consecutivo anche sul web, le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 40 anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali, tra film, corti e documentari, e 3 concorsi principali, il premio Asteroide e i 2 concorsi Méliès d'Argent della MIF, la Federazione Europea Méliès dei Festival di Cinema Fantastico. La sezione Spazio Italia, infine, raccoglie il meglio dell'underground e del cinema fantastico. Fantastico italiano. Quest'anno, fra le altre proposte che animeranno la kermesse, ci sarà anche una notevole attenzione ai capolavori del passato. Dei grandi classici come 1997 Fuga da New York o Un lupo manaro americano a Londra o THX 1138, il film d'esordio di George Lucas. Secondo successo di fila nel giro di pochi giorni per la Triestina, che ieri a Rocco ha battuto il Mantova grazie alle reti di Gomez e Galazzi e a una buona prova del collettivo. Sentiamo. Seconda vittoria di fila per la Triestina nel giro di pochi giorni, 6 punti utilissimi a proiettare i rosso-labardati all'ottavo posto dopo le 10 giornate disputate. Ieri contro il Mantova una partita vivace, dopo i primi 5 minuti del fischio d'inizio la Triestina scalda i guanti al portiere avversario, ma è al settimo che i rosso-labardati sono incisivi grazie al pallone crossato in mezzo da Galazzi e colpito di testa da Gomez, ben posizionato al limite dell'area piccola e preciso nell'infilare a rete. Il Mantova si vede al 24esimo con un'incursione sulla destra e un pallone servito in mezzo sventato dall'anticipo di Martinez. Superata la mezz'ora, una punizione di Guccione impegna il portiere dell'Unione, che respinge il tiro a lui diretto, con pallone poi allontanato dalla difesa. Al 37esimo Giorno prova il bolide mancino dalla distanza, che però incontra una deviazione e termina comodo fra le mani di Tosi. Con il punteggio di 1-0 finisce il primo tempo. Ad avvio ripresa l'Unione si rende pericolosa con una girata di Gomez in area, e lo è anche poco dopo a seguito di una bella combinazione dei giocatori in maglia rossa, i quali portano Giorno al tiro a giro, fuori di pochissimo. La partita è in mano alla Triestina, che riesce nel raddoppio grazie a Galazzi e al suo audace tiro in controbalzo che, complice una deviazione ospite, termina alle spalle di uno sconsolato Tosi.
Con l'entusiasmo e la concentrazione dovuta dal vantaggio, i rossolabardati sfiorano il tris con De Luca, che in scivolata colpisce la sfera ma la manda fuori di poco. Oltretutto il guardaline segnala un fuorigioco. Al 63esimo il Mantova si fa vedere dalle parti di Martinez. Il lancio in area rimpalla su un giocatore ospite e si spegne sul fondo. Al 69esimo Martinez esce e respinge col pugno un cross insidioso in area giuliana. Dalla parte opposta De Luca ci prova dai 20 metri ma senza buon esito. A 76 minuti di orologio il Mantova colpisce di testa e Martinez fa suo il pallone. Il portiere locale esce avventuroso anche poco dopo, deviando la palla e franando su un avversario, animando i mantovani nella richiesta di un calcio di rigore non concesso. La partita in questa fase è vivace e il Mantova alza il ritmo, prima con un tiro dalla distanza mandato fuori, poi con la rete della bandiera a firma di Bertini, che con un buon diagonale trafigge il portiere della Triestina. Il fischio finale al 94esimo è liberatorio per l'Unione, che vince così la seconda gara di fila nel giro di pochi giorni. Ospiti di domani mattina nella trasmissione Sveglia Trieste saranno Gabriele Cinquepalmi, neoeletto consigliere comunale con Fratelli d'Italia e consigliere comunale uscente. Sarà nostro ospite anche Massimo Braini di Adesso Trieste. Domani l'appuntamento dalle 7 alle 10. Leggiamo adesso un'altra notizia: prevedere gli effetti delle varianti di SARS-CoV-2 sull'efficacia terapeutica di due anticorpi monoclonali. Adesso abbiate pazienza, Bamlanivimab e Estesevimab, autorizzati dallo scorso febbraio per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato, sia negli Stati Uniti sia in Europa, attraverso il computer e i suoi algoritmi. Questo è l'obiettivo dello studio realizzato dal gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste, pubblicato sulla rivista scientifica Scientific Reports, che potrà avere importanti applicazioni nella previsione dell'efficacia di vaccini e terapie. Lo ha reso noto proprio l'Università degli Studi di Trieste, sottolineando che i risultati ottenuti dal team di ricerca Molecular Biology and Nanotechnology Laboratory hanno già suscitato l'interesse degli scienziati impegnati nella lotta al Covid. La novità rispetto ai precedenti studi eseguiti dal team sulle varianti di SARS-CoV-2, ha spiegato Eric Laurini, cofondatore del gruppo triestino, è che invece di guardare l'effetto di mutanti sull'interazione con la proteina umana che il virus sfrutta per entrare nelle nostre cellule, siamo andati a valutare il ruolo della diversità genetica virale sull'efficacia di uno degli attuali trattamenti terapeutici. Prevedere in tempi rapidi se una nuova mutazione può compromettere l'efficacia di un agente antivirale, ha aggiunto, sarà fondamentale per combattere definitivamente il Covid, e ce lo auguriamo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio dunque ai programmi di Tele4, restate con noi e buona giornata, buona serata, arrivederci.